Ciao a tutti, oggi nuova ricetta. Oggi andremo a fare i falafel. Allora, per questa ricetta avremo bisogno del prezzemolo, del coriandolo, della cipolla, dell'aglio, del pomodoro secco, dei ceci che avete tenuto a bagno per almeno 24-48 ore, è molto importante questo, dei semi di sesamo, della paprika, della menta, del peperoncino, del pepe nero e della cannella. Per quanto riguarda le spezie, va bene mezzo cucchiaio per ogni spezia. Mettiamo in un contenitore e frulliamo tutto. Meglio se con un frullatore, io avevo un mixer e l'ho fatto col mixer. Una volta arrivati a un composto omogeneo, andiamo ad aggiungere dei semi di sesamo. Se l'impasto dovesse risultare troppo umido, andate ad aggiungere un po' di pangrattato o farina. Ora che abbiamo i nostri falafel, siamo pronti per friggerli. Olio a 180 gradi e facciamoli fare un bagnetto. Facciamoli dorare per bene da entrambi i lati e siamo pronti a impiattare. Io ho adagiato il falafel su un letto di salsa tzatziki, crostoni di pane e una ricottina. Per altre ricette, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e seguimi.